Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi una torta fresca alla frutta. Come base farò non un pan di Spagna, ma la torta margherita che si scioglie in bocca. In una ciotola versiamo 6 uova e 200 g di zucchero. Montiamo fino ad ottenere un impasto spumoso. Uniamo 160 g di fecola setacciata. Uniamo anche 160 g di farina 00 e mescoliamo ancora. Aggiungiamo un pizzico di sale, il lievito e lavorare. Aggiungiamo 100 g di burro fuso freddo e una bustina di vanillina. Mettiamo in una tortiera con carta forno, mettiamo in forno statico a 180 gradi per 30 minuti e a 170 gradi gli ultimi 10 minuti. Dopo prepariamo la crema pasticcera, 1 litro di latte in una pentola e qualche semino di vaniglia. Accendiamo e portiamo a bollore. Intanto in una ciotola sbattiamo 6 tuorli con 200 g di zucchero. Aggiungiamo 130 g di farina 00. Aggiungiamo il latte bollente poco per volta e poi tutto di nuovo sul gas per addensare. Lasciamo raffreddare la crema con pellicola a contatto. Tagliamo la torta in due, così avremo due belle torte. Scoliamo una lattina di ananas che ci servirà il succo per bagnare le due basi. Versiamo uno strato di crema e livelliamo per bene. Sistemiamo la frutta di stagione a fettine sulle torte. Io ho usato melone, pesca, albicocche e ananas. Facciamo riposare e conserviamo in frigo. Servire
Spero che questa dolce e fresca torta vi sia piaciuta, lasciami un like e ci vediamo alla prossima. Ciao!